Francesco Capocasa, il professore che ci farà la relazione oggi, è allievo della Scuola Normale Superiore di Pisa, ha conseguito la laurea in matematica e il dottorato di ricerca in matematica presso l'Università di Pisa. Ha tenuto corsi nelle università di Pisa, Camerino, Milano, Politecnico, Ancona e Parma. Attualmente è ricercatore confermato e professore incaricato di analisi dei sistemi territoriali presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Macerata. Ha svolto attività di ricerca all'estero e sia in America che a Bonn presso l'Università di Parigi 7. È stato referee per la rivista internazionale Matematica da Review ed è autore e coautore di numerose pubblicazioni scientifiche. È stato presidente del Consorzio Universitario Piceno nel quinquennio 97-2002, è stato presidente di ASTERI, Agenzia per la Ricerca Applicata e il Trasferimento Tecnologico della Regione Marche dal 98 al 2008, nel 2000 è stato membro del Comitato Scientifico dei Patti Territoriali per l'Agricoltura e la Pesca della provincia di Teramo ed estensore del relativo documento di programmazione. Nello stesso anno è direttore del corso tecnico dell'innovazione nell'industria agroalimentare della provincia di Asti Piceno. Nel 2002 è responsabile scientifico della ricerca Ecobiofabbrica, finanziata dall'UNIUR. Nel 2004 è stato membro del comitato scientifico del progetto Sistemi Rurali Territoriali, sviluppato dall'Università di Macerata e Camerino e finanziato dal CIPE. È stato consulente del Parco Scientifico e Tecnologico del Salento, presso la cittadella della ricerca di Brindisi. È stato coordinatore scientifico del Master Universitario in Gestione dei Sistemi Agroalimentari e delle Risorse Ambientali dell'Università di Macerata negli anni 2005-2006, 2006-2007. Nel 2008 ha coordinato la ricerca sulla analisi dei distretti industriali delle province di Ascoli Piceno e Fermo. Inutile dire che il professore Capocasa è marchigiano, perché e con molto piacere continuo a lavorare nella sua regione. Lascio a Francesco la parola e vi auguro una buona conferenza. Grazie. Ringrazio per la pazienza di esserci, cioè per la generosità di essere presenti e anche per la pazienza che dovete esercitare per seguire un po' questa conferenza. Mi allaccio al discorso del taglio degli alberi, perché cioè, l'argomento di questa conferenza è appunto la tragedia dei beni comuni. Con questo titolo, diciamo, questa frase si intende appunto i beni comuni, che sono appunto i pesci del mare, gli uccelli del cielo, gli alberi, l'aria, tutto ciò che non ha un proprietario ma che appartiene a tutti. Purtroppo, come vedremo, è sottoposto a un usurto, sottoposto a un usura e a un consumo tali da mettere a rischio e minacciare la loro stessa esistenza. Quindi, questo fenomeno, possiamo chiamare così economico, ambientale, va sotto questa dicitura, poi vedremo come è nata e perché è la sua, diciamo, chiamiamola così, fortuna. Dicevo il taglio degli alberi. Ecco, volevo partire con una domanda, una riflessione, ma fa con se stesso, perché molto spesso sento dire, vabbè, ma quando si arriva sull'orlo del baratro, poi l'uomo sa fermarsi, sa trovare diciamo, uno scatto tale da rimediare le situazioni più difficili e riuscire in qualche maniera indenne le situazioni che sembrano disperate. Ecco, vediamo se questo è vero. Se uno si trovasse in una situazione del genere, quindi c'è un deserto proprio evidente, non c'è nulla, e questo è l'ultimo albero, voi lo tagliereste sapendo che poi diciamo, non potranno nascere più altri, quindi diciamo, a quel punto il deserto avrà vinto per sempre, non c'è la possibilità di tornare indietro. Ecco, di fronte a questa situazione, voi cosa fareste? No. No. Ecco. Invece, diciamo, da una parte la teoria economica, la teoria dei giochi, il comportamento di giocatore razionale che è previsto dall'attuale teoria economica,
dice di tagliare l'ultimo albero, perché se non lo fa lui lo farà qualcun altro, allora tanto vale che se ne avvantaggi lui. Questo è il ragionamento che può non sembrare così generoso, ma è quello che la teoria economica prevede. Quindi il comportamento economico razionale crea l'utilità per se stesso, perché tanto lo taglierete mattonato, comunque quell'altro condannato, e quindi quell'altro diventa l'altro. E in effetti questo è quello che è successo storicamente. In varie occasioni, adesso, non so, questo è un paesaggio dell'isola di Pasqua, un'isola forse diciamo, abbastanza nota per le statue che ci sono, diciamo, i famosi monai, queste teste di pietra che rappresentano un mistero, una storia di questa isola, che è una delle coste più isolate del mondo, non solo un'isola, ma è a migliaia e migliaia di chilometri dalle terre più vicine. E nell'anno 1000 sono arrivati dei polinesiani, in porto delle loro imbarcazioni, mirato veramente della loro capacità di navigare, e l'hanno colonizzata. Su quest'isola si è sviluppata una civiltà che ha raggiunto uno sviluppo notevole, cioè addirittura 30.000 abitanti nel momento della massima estensione, ma quando nel giorno di Pasqua, appunto nel 1722, il navigatore olandese Jacob Roggeveen è sbarcato su quest'isola, ha trovato solo 1.500 persone, solo 1.500 artigiani, molto tristi, molto malinconici, soprattutto malinconici, e una landa completamente priva di acqua. Questo paesaggio che vedete era, perlomeno perché adesso poi è stato leggermente riforestato, quello che si manifestava come paesaggio, completamente privo di alberi, soltanto qualche arbusto qua e là. Ma gli scavi archeologici hanno dimostrato invece che la storia è stata molto diversa, cioè che in realtà al momento dello sbarco l'isola era coperta da una foresta di alberi molto grandi e che veniva utilizzata poi per costruire imbarcazioni che permettevano di pescare in alto mare. Quindi l'archeologia archeologica ha dimostrato che appunto la dieta degli isolani era molto ricca, soprattutto di pesce, di tonni, di delfini, che venivano a pescare in alto mare. Le analisi dei fondi hanno dimostrato appunto l'esistenza di una foresta che piano piano è stata deforestata finché è stato tagliato l'ultimo albero. A quel punto non sono più potute costruire imbarcazioni e non si è potuto esercitare la pesca dell'alto mare, e di colpo attraverso poi momenti drammatici, quindi di lotte, guerre civili, incendi, assassini, con torbidi veramente terribili per chi c'era trovato a vivere, ecco, la popolazione è passata da 30.000 persone, che era la capacità portante dell'isola nel momento della sua massima incapacità di produrre ricchezza, produrre cibo, produrre risorse, a 1.500, che vivevano stentatamente di pochi vegetali coltivati e di pochi animali a corteccia, soprattutto galline e topi. Per cui, non potendo più accedere alle risorse dell'oceano, le capacità di sopravvivenza della popolazione sono diminuite fino ad arrivare a queste 1.500 persone. Quindi, purtroppo, può capitare che l'ultimo albero venga tagliato. È capitato più volte che l'ultimo albero è stato tagliato, altrove l'ultimo dodo, l'ultimo animale, l'ultimo mosa, l'ultimo animale che poteva essere cacciato è stato ucciso, e così via. Quindi questo fatto è capitato, di tagliare l'ultimo albero. Per cui non si può avere una fiducia così forte nella speranza che ciò non accada più in futuro. Quindi bisogna farsi appunto parte attiva, parte dirigente affinché questo non accada. Vedremo perché accade e come si può sperare, di evitare che questo possa accadere. Si parte dall'analisi del modello economico classico, che è molto, ovviamente molto semplificato. Cioè, per l'economia classica esisteva soltanto appunto le imprese
che producevano beni e servizi per le famiglie e i consumatori, e diciamo, la popolazione, e la popolazione diciamo, elaborava i fattori di produzione a vantaggio delle imprese, quindi forza lavoro, formazione e quant'altro. E questo ciclo, diciamo così, era completamente, era pensato completamente isolato dall'ecosistema, come se diciamo, la natura, le risorse naturali non avessero, non giocassero nessun ruolo. In effetti l'economia prende in esame soltanto ciò che è scarso, ciò che, a cui viene attribuito un valore economico, appunto. Quindi nessuno attribuisce un valore economico all'aria, o perlomeno fino ad oggi viene attribuito, perché ce n'è l'abbondanza per tutti, quindi nessuno appunto vende il ghiaccio agli schimesi. Per esempio, appunto, il pesce pescato aveva un valore in quanto c'era il lavoro della pesca, il lavoro del, diciamo, delle attrezzature, il costo delle attrezzature, ma non per la materia prima, che era considerata diciamo, non scarsa. Quello che invece diciamo, forse era più corretto considerare era una situazione di questo tipo, in cui vediamo che c'è il sistema economico, che è quella specie di box azzurra, inserita in un grande ambiente verdolino che è l'ecosistema, e di fatto l'economia assorbe, prende materia ed energia dall'ecosistema, la trasforma, la utilizza per i suoi scopi e poi butterà, getterà rifiuti, come rifiuti, come scarto, sia la materia degradata che l'energia degradata. Fintanto che il sistema economico è piccolo rispetto all'ecosistema, in effetti è come se fosse così, cioè non c'è nessuna differenza nel considerare l'economia completamente staccata dall'ambiente oppure l'economia immersa nell'ambiente, perché la disturba poco l'ambiente. Di pesce ce n'è tanto, e effettivamente il fattore limitante dell'attività economica è il capitale artificiale, il capitale umano, le risorse economiche, finanziarie, il lavoro e l'energia diciamo, necessaria a produrre tutto questo. Mi sembra appunto che alla mancanza di pesce o alla scarsità di pesce si può rimediare raddoppiando il numero di peschereccio. Quindi se il mondo ricchissimo di pesce, con un peschereccio pesco 10 tonnellate, con due peschereccio pesco 20 tonnellate, con tre pesco 30. Quindi c'è diciamo, una linearità nella produzione e di fatto sembrerebbe che per avere più pesce basta costruire più peschereccio. Ma diciamo, la parte S sopra è il sole che in realtà fornisce poi la vera energia rinnovabile a tutto questo movimento. Ma in realtà la situazione attuale è più simile a questa, in cui diciamo, il sistema economico ha invaso, è diventato molto pesante, molto invasivo rispetto a quello ambientale, per cui le risorse di cui si avvale cominciano a scarseggiare, cominciano a essere poche e cominciano a diventare il vero fattore limitante della crescita economica. Cioè non è un problema di pescherecci, è un problema di pesce. E poi, diciamo, in passato, fa quasi ridere leggerlo oggi, ma la teoria economica appunto prevedeva che il capitale naturale, cioè i pesci, diciamo così, e il capitale umano erano intercambiabili, quindi bastava investire su uno e l'altro, e quindi erano fungibili, non so dire, potevano essere scambiati. Invece oggi sappiamo che sono complementari. Cioè, per fare una torta occorre la farina, l'uovo e lo zucchero, e alla mancanza di uova non posso sopperire con molta più farina, cioè le uova ci vogliono. E quindi in questo caso, oggi appunto il fattore limitante diventa la scarsità delle risorse e non il modo di prendere. E questo cambiamento però piano piano avviene in maniera abbastanza, come facciamo fastidio, avviene in maniera abbastanza invisibile al momento in cui, cioè non si accorge al momento in cui si passa dal mondo, diciamo così,
piccolo, dal mondo vuoto, come si può dire, gli economisti ambientali, al mondo pieno. Questo perché appunto sia l'economia che l'ambiente ci hanno abituato al fatto dell'esistenza di punti di equilibrio. Cioè a un certo punto, se questo equilibrio viene alterato, la natura lo ristabilisce. Quindi se diciamo, a un certo punto un incendio spazza parte della foresta, dopo qualche decennio vediamo che la foresta si ricostituisce. Quindi è una caratteristica degli ecosistemi di avere questa capacità di ritornare, se alterati, di tornare al punto di equilibrio. Lo stesso il sistema economico, no? Cioè il ciclo economico, vediamo che se c'è una scarsità di prodotti, si attiva la domanda e l'offerta, così e questa attività economica che stabilisce l'equilibrio tra la domanda e l'offerta, tra la produzione e il consumo. In realtà esistono due diversi tipi di punti di equilibrio importanti, grazie. I punti di equilibrio stabile, vedete la pallina rossa nel fondo della scodella, rappresenta un punto di equilibrio stabile, perché se faccio una modifica della posizione della pallina, questa oscillerà ma tenderà a ritornare al punto di partenza. Poi sono i punti invece di equilibrio instabile, quelli in cima alla collinetta. La pallina in cima alla collinetta, se rimane ferma, per miracolo può rimanere in quel punto di equilibrio, ma se qualche perturbazione ne provoca anche una minima variazione della posizione, quella si allontanerà da quel punto di equilibrio. Un punto di equilibrio, appunto, dell'ecosistema, vediamo in quella che è la dinamica delle popolazioni. Cioè tutti, diciamo, le popolazioni hanno un andamento, vedete che c'è, ci sono vari esempi di animali che seguono questa legge, ma in realtà tutti, diciamo, se vengono introdotti in un determinato ambiente, il loro numero aumenta, inizialmente molto velocemente, poi a un certo punto si stabilizza e raggiunge un valore costante, che viene chiamata capacità portante dell'ambiente. Quindi se voi mettete dei batteri in una soluzione nutriente, all'inizio il loro numero aumenta rapidamente, molto velocemente. Poi emergono i fattori limitanti e quindi a un certo punto la popolazione si stabilizza su un livello costante, oscilla l'intorno, e quello che viene detto appunto capacità portante del sistema, che ci dice quanti individui di quella popolazione possono vivere in quella determinata ambiente. Se ce ne metto di più, quelli in eccesso muoiono per mancanza di risorse, per tutti, il ragionamento è tipo malthusiano. Se ce ne metto di meno, questi che crescono si producono fino a raggiungere proprio esattamente quel valore limite, che è un valore di equilibrio, ed è un valore di equilibrio stabile. Cioè, se per qualche motivo un anno ne nascono di più, poi diciamo, aumenterà la mortalità e quindi la popolazione oscillerà esattamente come la pallina del fondo della scodella intorno a quel valore di equilibrio. E quindi questo per rendersi conto che in effetti l'ecosistema lasciato a se stesso ha un modo di reagire alle perturbazioni riportandosi all'equilibrio. Per cui sembra sempre che, per cui siamo abituati a pensare che bene o male poi la natura rimedia i nostri errori. Se peschiamo un po' troppo più di pesce, diciamo, ne nasceranno dopo, cioè ne nasceranno un po' di più. Se ne peschiamo un po' meno, oppure cioè, ne nascono troppi, la natura malthusiana si riporta a quel valore lì. Per cui sembra sempre che appunto possiamo permetterci anche di sbagliare, perché poi la natura rimedia per noi. Ecco, adesso vi spaventate, serve soltanto per un'equazione che descrive, un modello matematico che descrive come si evolve una popolazione, ma non dobbiamo fare nessun calcolo. Sarebbe stato per capire un po' come lavorano i matematici, diciamo, i biomatematici, e come serve a capire l'evoluzione, diciamo, a livello di simulazione e di previsione, come serve a capire l'andamento di una popolazione. Questo, diciamo, è un modello molto semplice, adesso proposto da Scott Gordon nel 1954, vedremo che ha un valore storico importante, perché è molto semplice, è abbastanza significativo,
descrive l'andamento delle popolazioni esattamente così, quindi della curva S, ma se uno si affida troppo, come è successo, a questo modello, vedremo che occorreranno dei problemi. Ma questo qui è l'equazione che ho dovuto scrivere per far vedere un po' come lavorano, diciamo, come lavoriamo, è molto semplice, poi in realtà vediamo che è più, un po' più complicata, grazie ai computer biologici si riesce a complicare questa cosa, però ecco, vediamo che la popolazione X nell'anno 2012, di più 1, sarà uguale alla popolazione dell'anno 2011, X di T, più, diciamo, il bilancio tra i nati e i morti, N, meno questo fattore S che rappresenta l'influenza dell'ambiente, i limiti che l'ambiente impone alla popolazione, quello che determina il fatto che la curva abbia quella forma AS. Se non ci fosse l'ultimo termine, quello SX quadro, la crescita sarebbe esponenziale e la popolazione esploderebbe, cosa che si pensava all'inizio. E questo è descrivere soltanto nel, se tolgo l'ultimo termine, il ragionamento di Malthus per cui le popolazioni crescono con andamento, con progressione geometrica. No? Se ricordate questa espressione. La crescita esponenziale è molto esplosiva. Andando a vedere appunto la popolazione che segue quella legge di prima, scopriamo, con questo metodo matematico che serve per trovare i punti di equilibrio, scopriamo che ci sono esattamente due punti di equilibrio. Uno è lo zero, che è l'estinzione, cioè la popolazione che ha zero elementi, la popolazione estinta e si mantiene estinta per sempre. È un punto di equilibrio, diciamo, scarsamente appetibile. L'altro punto di equilibrio è quello di contrassegnato quel K, un puntino rosso, che rappresenta proprio la capacità portante dell'ambiente e ci dice qual è il valore della popolazione non sfruttata quando ho abbastanza tempo all'ecosistema di sistemarsi. Invece questa è l'equazione di una popolazione sottoposta a sfruttamento. C'è un termine soltanto, che è il termine H, diciamo, che sarebbe la quota di prelievo, quindi quest'anno, diciamo, la comunità europea ci permette di pescare 200.000 tonnellate di pesce, la H per 200.000 tonnellate. E la quota, supponendo appunto che questa quota sia fissata, vista come costante. Cosa succede alla nostra popolazione? Quell'H fa spostare, diciamo, la curva che descrive la popolazione verso il basso di, esattamente di H. E a questo punto compaiono due punti di equilibrio. Uno KH, che torniamo indietro, quello che conta essere abilato, che è ancora un punto di equilibrio stabile ed è, rappresenta il nuovo valore della popolazione sottoposta a sfruttamento. Ma ne compare un altro, vedete sulla sinistra, più in basso, che è un punto di equilibrio instabile e ha la caratteristica che se la popolazione lo supera ha un valore soglia. Se va sotto quel punto di valore, a quel punto la popolazione si evolve verso l'estinzione. Cioè, fin tanto che si mantiene intorno a KH va bene. Poi più H è grande, più questi punti si avvicinano, diventano contigui, e a quel punto scavalcare quella soglia significa destinare la popolazione, diciamo, sfruttata all'estinzione. Quindi a quel punto HXH è un punto di equilibrio instabile, come stare in cima ad una collina, e basta poco appunto per precipitare verso l'estinzione della popolazione. Quindi una popolazione che vive nell'ecosistema ha un punto di equilibrio stabile. Se è sottoposta a uno sfruttamento, compaiono, diciamo, dei nuovi equilibri che prima non c'erano, che sono instabili e che rappresentano delle soglie verso la sostenibilità. Quindi, per riassumere quello che ho detto fino a questo, lo sfruttamento di una risorsa da parte dell'uomo si differenzia da quello del predatore, che dice, vabbè, l'uomo pesca i pesci, ma anche gli squali mangiano i pesci, quindi l'uomo si configura come un predatore. Qual è la differenza tra l'uomo e un predatore, diciamo, naturale, chiamiamolo così, non umano? Il fatto che nei predatori non umani la quota di prelievo H diminuisce con il numero delle prede.
cioè man mano che la popolazione diminuisce non riesce il predatore ad avere un prelievo costante. Questo nel caso appunto di predatori coevoluti, cioè in cui le due popolazioni, predatori e prede, è tanto tempo che si conoscono e quindi hanno fatto un passo del cammino evolutivo insieme. Avendo fatto un passo del cammino evolutivo insieme, accade che H non è costante da parte dei predatori naturali, ma diminuisce con la popolazione e quindi a questo punto la popolazione si risolleva. E quindi, diciamo, la presenza di un predatore coevoluto non porta all'estinzione della risorsa. Invece l'uomo riesce a mantenere l'acqua costante anche quando si abbassa la popolazione, perché evolve la sua tecnologia. Cioè, se il mare è pescosissimo, tutta la rete è pesco di pesce. Quando il mare comincia a essere meno pescoso, però vediamo che queste rete sono dotate di sonar, di tecnologia particolare che permette di andare a catturare anche quei pochi pesci che stanno rimasti. E questo fatto, il fatto di mantenere l'acqua costante, che fa? Comparire degli equilibri pericolosi, degli equilibri stabili, dei punti soglia che se si sorpassano si va all'estinzione. È proprio appunto la tecnologia che fa l'uomo un predatore così rapido nell'evoluzione che nessun animale si coevolve con l'uomo. E in questo caso l'estinzione della preda diventa un esito non scontato ma possibile. Ecco allora che, insomma, ancora facendo tirando le conseguenze che ho detto fino adesso, il sistema economico ha dei punti di equilibrio, o perlomeno degli attrattori, quindi il ciclo economico si svolge all'interno di una situazione, quella che viene chiamata la mano invisibile da parte di Adam Smith, che ha delle letture di storia del pensiero economico, ricorda questa espressione, cioè a un certo punto tutto si aggiusta per l'economia, quindi se c'è troppa produzione viene diminuita, se ce n'è poca viene aumentata e alla fine si raggiunge sempre un equilibrio. Sono anche dei teoremi di tipo matematico dell'esistenza dei punti di equilibrio del sistema economico, fatti da Ken Arrow, oppure da John Nash, quello del film The Beautiful Mind, insomma, per chi l'ha visto. Sono teoremi di esistenza dei punti di equilibrio per sistemi economici. Poi abbiamo visto che anche gli ecosistemi, popolazioni non sfruttate, hanno dei punti di equilibrio, quindi la capacità di ritornare al punto di partenza, questa caratteristica viene chiamata resilienza. Ma a ben vedere, se considero il sistema complessivo, economia più ambiente, questo non si autorevola. Cioè, non esiste un meccanismo automatico di autoregolazione. Per cui, diciamo, se uno continua a pescare acqua, una quantità fissa di pesce, porterà all'estinzione quella risorsa. Da cui deriva questa espressione, la tragedia dei beni comuni. Cioè, non c'è un meccanismo per cui i pesci diventano pochi e quindi si salvano perché le reti non intercettano più. No. Cioè, le caratteristiche del sistema economico, la tecnologia, fa sì che per i beni comuni, per tutto ciò che non c'è una proprietà che lo difenda, questi abbandonati il sistema economico più ambiente evolve verso l'estinzione del bene comune. Questa espressione è stata coniata da un biologo, Gale Tardi, su un articolo famoso, il titolo di un articolo molto famoso che è apparso su Science, il numero di Science del 13 dicembre 1968, e è stato come risvegliarsi da una trance. Da uno stato di trance, perché nessuno mai aveva pensato a questo fatto, nonostante che problemi si fossero già manifestati. E il titolo di quell'articolo è diventato poi una specie di modello, di schema per indicare appunto il fatto che economia e ambiente